Eccoci tornati in diretta, sono le 22:36 e continuiamo a parlare di Serie B. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio, abbiamo ancora qui con noi Francesco Mafera, giornalista sportivo, e Flavio Tassotti del Cusano Media Group, Daniele Magliocchetti, il vice direttore di Tag 24 by Unicusano, ci ha lasciati perché deve assolvere anche i suoi compiti dalla figura che ovviamente ricopre. Diamo il nostro più caloroso benvenuto anche ad Alessio Semino, giornalista sportivo, lo potete anche trovare sui social come Buon Calcio a Tutti, buonasera. Non riusciamo a sentirti, abbiamo dei piccoli problemi con l'audio, e anche ad Andrea Campioni, giornalista sportivo, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Allora, andiamo a vedere quella che è la classifica della Serie B per commentarla insieme. Vediamo come ben sappiamo il Frosinone in testa, un Frosinone che ha battuto in una maniera, la stracciata comunque la Ternana per 3-0 con 39 punti, Regina a 36, Genoa a 33, Bari a 30, Pisa a 29, Parma a 27, su Tirol 26, ci fermiamo con la Ternana a 26 punti. Detto questo, una prima fotografia la chiedo ad Andrea Campioni. Come vedi questo campionato e soprattutto il Frosinone, campione d'inverno? Frosinone campione d'inverno per la prima volta nella sua storia, non era mai riuscita la società giallazzurra di conquistare questo titolo, tra virgolette, perché poi purtroppo non si è ancora vinto nulla. Un campionato bello a livello giallazzurro, perché nessuno si sarebbe aspettato di ritrovarsi in quella posizione di classifica, in questa posizione di classifica del campionato. Erano ben alte le aspettative e soprattutto erano ben alti gli obiettivi, perché si era parlato di salvezza tranquilla dopo non aver centrato l'accesso ai playoff nella scorsa stagione. C'era un po' di incertezza. Il Frosinone però è partito alla grande e ha trovato soprattutto quella continuità che spesso gli è mancata lo scorso campionato. Nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto perché è un campionato molto molto difficile, forse uno dei più difficili degli ultimi anni, perché ci sono delle piazze come Genoa, Cagliari, Parma, Bari, Palermo, che non sono certo piazze abituate a stare in Serie B, ma sono di ben altra categoria, quindi questa sorpresa che di fatto sta diventando sempre più realtà del Frosinone lì sopra ci ha lasciato tutti un po' spiazzati. Però mancano ancora 19 giornate, è ancora lungo il campionato e davvero può succedere di tutto, perché se andiamo a vedere la classifica è fortissima, quindi anche dalla zona play-out a quella play-off sono pochissimi punti di differenza. Hai ragione, mancano ancora 19 partite, manca ancora metà campionato. Ieri però abbiamo visto un'altra partita scoppiettante, quella tra il Bari e il Genoa. Alessio Semino, la partita tu l'hai vista e lo sappiamo benissimo. Che partita è stata? Non riusciamo a sentirti un'altra volta. No, non riusciamo a sentirti. Chiedo intanto alla regia di provare a sistemare l'audio. Detto questo, il Genoa che ha ripreso e sta riprendendo piano piano a riprendere punti. Con la cura di Girardino, no? Con la cura di Girardino. Poi ecco, prima notavamo che le prime tre della classifica hanno tutti un tecnico campione del mondo. Sicuramente l'approdo e l'apporto di Girardino sta dando i suoi frutti in casa Genoa, che probabilmente, non so se sei d'accordo, è la squadra più, più forte della Serie B, senza ombra di dubbio, già soltanto per l'attaccante che ha, anche per la squadra. Adesso è ritornato anche Criscito, notizia di sì. Oggi, lo storico capitano, quindi io faccio fatica veramente a vedere il Genoa a fine anno fuori dalle prime due posizioni. Credo che l'altra posizione se la giocheranno Regina e Frosinone. Il Genoa ieri ha vinto su un campo difficilissimo con 50.000 persone, mai successo in Serie B, 50.000 persone per San Record, Nicola. Record infatti di spettatori bellissima a vedere questa San partita. È un crescendo, l'abbiamo visti le partite, come stiano entusiasmando tutto il suo pubblico. I numeri negli scorsi anni erano più bassi, però anche lo spettacolo è diverso. Francesco, sbaglio? Sono partite un pochino più veloci, sono partite più dinamiche, sono partite in cui
si avvicinano molto alla Serie A. Manca ancora un pelino, però. Manca ancora un po' di tecnica, ma sì, tendenzialmente c'è più velocità, perché il campionato di Serie B l'abbiamo visto molto spesso negli anni passati, anche nei decenni passati, era un campionato dove c'era un bel calcio, ma un calcio ragionato, di palleggio, e dove poi c'era lo spunto del giocatore, il giocatore esperto. Adesso veramente si vedono dei ritmi forsennati, sarà forse anche per il fatto che ci sono molte squadre che fanno parte di piazze che diciamo alzano i ritmi con il loro tifo, e con grande vigore cercano di fare le partite in un modo anche appassionante, e poi ci sono tanti giocatori molto tecnici che scendono dalla Serie A, che sembrano essere verso la fine della carriera, ma che hanno invece già ancora qualcosa da dare al campionato di Serie B, quindi questo, per questo motivo ne giova lo spettacolo assolutamente. Ecco, infatti guardiamo anche le prime tre posizioni, gli allenatori sono dei grandi campioni. Quanto influisce questo nelle menti e anche nelle prestazioni delle squadre? Lo chiedo ad Andrea Campioni. Beh, sicuramente tanto, perché comunque sono degli uomini che hanno vissuto determinate esperienze e determinate partite, quindi secondo me questo può fare la differenza soprattutto verso il finale di stagione. Voglio dire, tre ragazzi che hanno giocato una finale mondiale e l'hanno vinta sanno perfettamente come gestire la pressione, come vanno preparate determinate partite, come va studiato l'avversario e soprattutto dove e quando colpirlo, quindi è una cosa che può fare assolutamente la differenza. Ce l'ha già dimostrato Pippo Inzaghi con il Benevento. Girardino non è la sua prima esperienza tra i pro, perché ha allenato a Siena, però comunque in Serie B è la prima volta che allena, che si fa vedere, mentre Grosso sta trovando quella continuità che gli è sempre mancata in Serie B, e secondo me si sta anche rilanciando sotto il punto di vista dell'appeal, perché nelle precedenti esperienze con il Bari, con il Verona, non era mai andato un gran bene, però comunque sia, con questa esperienza ormai sono 2 anni e mezzo che ha Frosinone e sta facendo vedere che comunque in questa categoria si può stare. Tornando alla tua domanda, può fare assolutamente la differenza il fatto che siano 3 campioni del mondo. Purtroppo non sta riuscendo a fare la stessa cosa che a Navarro con il Benevento, ma neanche De Rossi però con la spalla, a questo punto possiamo dire, perché i risultati parlano chiaro. Francesco. Sì, perché quello che conta poi alla fine è anche il pregresso che un allenatore ha, al di là del livello che ha raggiunto anche da calciatore, perché chiaramente se andiamo a vedere gli unici due che forse stanno in parte deludendo, ovvero da una parte De Rossi, dall'altra Cannavaro, sono quelli che hanno meno esperienza. De Rossi è proprio la prima esperienza in Serie B. Cannavaro ha fatto esperienza, ma in un campionato completamente diverso. Sì. E lo abbiamo detto, in Serie B devi arrivare con un po' più di esperienza anche proprio nel campionato italiano. Gli altri tre, ha detto appunto il collega Fabio Grosso, ha già allenato per 2 anni e mezzo. Gilardino, è vero che viene dalla Serie D, ma ha fatto anche un anno di Serie C, e in Serie B poi, stando anche dietro alle dinamiche del Genoa, ha fatto anche lui esperienza. Certo. E il terzo, aspetta, abbiamo Inzaghi. Detto Inzaghi mancava solo. Inzaghi ha fatto anche la Serie A, ha fatto la Serie B, ha fatto varie esperienze in Serie A, anche se ha avuto qualche problema in Serie B pure, non è riuscito sempre fin da subito a trovare quello che serviva alla squadra, però poi abbiamo visto anche l'esperienza di Benevento, è stata vincente, questa sicuramente è stata formativa per arrivare a gestire la pressione giusta anche per dei campionati di vertice, quindi assolutamente, quindi c'è una differenza chiaramente dal punto di vista dell'esperienza tra la prima categoria e la seconda, e lì l'esperienza fa tutta la differenza del mondo. Ci stanno anche i giovani vecchi, perché ad esempio, ecco, guardando la classifica, me ne vengono in mente due che stanno facendo un ottimo campionato: Tesser, che ha praticamente rilanciato il Modena, e voi non voi ragazzi, bisogno quello che sta facendo col Sud Tirol è qualcosa comunque di importantissimo, cioè il Sud Tirol non credo sia una squadra da playoff, eppure è lì, ieri ha perso la prima partita credo in casa da quando è iniziato il campionato, c'è da menzionare comunque questo allenatore, comunque in Serie B è un allenatore da cadetteria, probabilmente ci saranno le categorie anche per gli allenatori, ma Tesser e Bisoli sicuramente stanno facendo un ottimo percorso. Sono curioso poi alla fine di vedere come si evolverà anche quello di Aglietti al Brescia, perché Aglietti è un altro mestierante, ha portato in Serie A
il Verona, il Brescia, poi è una squadra forte. Sì, è una squadra forte, però l'abbiamo vista soprattutto in questi ultimi tempi cambiare spesso allenatore, cambiare anche spesso gli assetti stessi della squadra. Però vorrei tornare un secondino su De Rossi. Forse è la mancanza di esperienza, la mancanza da essere un allenatore che trascini l'intera squadra, che sta un pochino penalizzando la SPAL. Alessio, sei meno, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento. Sì, sì. Meno male, scusate il cambio in corsa, ma ho cambiato dal telefonino al computer, così viceversa, almeno ho risolto. Ma De Rossi, tanto buonasera a tutti, mi scuso per il disguido. Ma De Rossi in realtà ha preso una patata abbastanza bollente in mano, nel senso che sono stato a Ferrara a vedere Spalla Genoa, era metà ottobre, non c'era ancora De Rossi. Il tecnico precedente in realtà arrivava a quella partita con una piazza che gli era particolarmente a favore, e devo dire che tutto sommato mi ha un po' stupito anche l'esonero. Poi De Rossi credo che si debba ambientare, teniamo conto che De Rossi si sta ancora seguendo i corsi a Coverciano, comunque era un collaboratore tecnico del CT Mancini, e quindi come tanti allenatori sta facendo il suo percorso. Gilardino per esempio ha bruciato un po' le tappe in questo senso, perché un paio di mesi prima di poi diventare allenatore ad interim, ma ormai non è più ad interim perché Gilardino non arriveranno comunicati credo da parte della società, ma Gilardino è confermato fino a fine stagione, aveva preso il patentino UEFA Pro che gli permette di allenare senza bisogno di una spalla, come a volte succede, non so, penso in Serie A Bocchetti dell'Hellas Verona. Quindi De Rossi secondo me forse sta pagando in questo senso anche il fatto di non avere un'esperienza precedente, che hanno invece avuto i vari Inzaghi e Grosso, soprattutto lo stesso Cannavaro, che è vero ha allenato in Cina, però comunque un'esperienza da allenatore l'ha avuta, e lo stesso Gilardino, che ha allenato comunque per Vercelli, Siena, per 3-4 mesi la primavera del Genoa, e adesso sta facendo e convincendo, sì, sì. Sta facendo bene e convincendo sulla panchina del Genoa. Flavio aveva qualche dubbio. No, su De Rossi purtroppo non posso che dare ragione, sperando che riesca, ce lo portiamo tutti nel cuore, possiamo dirlo, Daniele De Rossi, e speriamo che possa risollevare le sorti della SPAL. Però ecco, abbiamo parlato di De Rossi, di Gilardino, quindi di tutti questi giovani rampanti che stanno facendo bene, De Rossi un po' di meno, abbiamo parlato di Tesser e di Bisoli. Attenzione, noi ci stiamo dimenticando però una cosa, che il Cagliari ha cambiato allenatore. Sì, il Cagliari, diamogli tempo prima di parlare. Però attenzione, perché Claudio Ranieri potrebbe, in questo momento c'è il Cagliari, sta ancora lì, si barca meno a metà classifica, però il Cagliari ha una signora squadra, con uno come Ranieri rischia veramente di portarli su in maniera molto ripida. Ranieri è uno che sa veramente toccare le corde giuste dei giocatori, quindi là anche c'è veramente tanta curiosità di vedere il Cagliari di Ranieri di nuovo all'opera a distanza di 30 anni, chissà se sarà una minestra buona stavolta. Rimane però la solita incognita di calarsi nella realtà della Serie B è così velocemente dopo un po' di tempo che non allena, poi vedremo cosa riuscirà a fare. Vero anche questo, però ripeto, non è che sta andando in una piazza che non conosce, lui quella piazza la conosce molto molto bene, a portare da Serie C alla Serie A, quindi cioè, meglio di lui Cagliari non la conosce veramente nessuno. Assolutamente d'accordo. Andrea Campioni, sei invece tu d'accordo con quello che ha detto il nostro Flavio Studio? Assolutamente sì, perché secondo il mio punto di vista il Cagliari, ancora più del Genoa, è la squadra che ha gli elementi di più qualità di questo campionato. Nandez, Tapadula, Pavoletti quando sta bene, Gaston Pereiro, sono giocatori che con la Serie B c'entrano poco, effettivamente ancora più di quelli del Genoa, quindi come organico credo che sia la rosa più forte della Serie B. Poi è ovvio che lo sappiamo benissimo, in Serie B, così come in altri campionati, ma specialmente in Serie B, i nomi contano meno di zero, è quello che va fatto in campo che ti fa fare la differenza. Però secondo me un allenatore come Claudio Ranieri, esperto, che conosce la piazza, che sa
che cosa fare per risollevare questo ambiente, perché immagino che dopo questo primo girone d'andata non sarà all'estero di Alfa dei Tifosi del Cagliari. Sicuramente può essere, diciamo, la mina vagante del giro di ritorno. Allora, vediamo anche la classifica per vedere gli ultimi 3 posti. Non è ancora scritto, ma Perugia, Cittadella e Cosenza sono a 17, Cosenza, Cittadella e Perugia a 19, che si distaccano realmente di pochi punti rispetto alla 17esima e alla 16esima. Allarghiamo anche un pochino il giro al Como e il Benevento che si salvano giusto per 5 punti. Non è tantissimo, quindi il destino per queste squadre è già scritto o come dicevamo anche prima, mancano 19 giornate, in fondo manca metà campionato, è ancora tutto, tutte le sorti e i dati sono ancora da tirare. Andrea. No, secondo me è davvero tutto da scrivere e quest'anno, a differenza degli altri campionati che magari si sapeva fino a qualche giornata prima, si era delineato tutto quest'anno fino all'ultima giornata, secondo me per la retrocessione diretta c'è ancora da lottare. E soprattutto non ci dobbiamo dimenticare che tra pochissimi giorni inizia il mercato di gennaio, che potrebbe rivoluzionare totalmente determinate squadre. Sarà un mercato ancora più difficile da prevedere, perché per la prima volta il campionato italiano è stato fermo 2 mesi, quando il giocatore di Serie A e in Serie B non gioca da diverso tempo. Quest'anno ancora di più, perché è stato fermo a causa del mondiale. Quindi Infatti. bisognerà stare ancora più attenti a trovare quei giocatori che sono realmente in condizione e che ti possono dare una mano, perché poi lo sapete meglio di me che quando ti catapulti in un nuovo ambiente fai fatica a trovare subito i giusti meccanismi e ad inserirti nel gruppo. Quindi sarà un'incognita ancora maggiore quest'anno rispetto allo scorso campionato e rispetto a quello a cui eravamo abituati a causa di questo mondiale. Ecco, però quel che è certo è che questo campione di Serie B può davvero regalarti qualsiasi risultato ogni domenica, ogni sabato. Ad esempio, ieri, diciamo, un'occhiata alla classifica, sinceramente non avevo fatto caso che Cittadella fosse penultimo. E ci sono rimasto abbastanza male, perché nei campionati è sempre fatto i playoff, quindi Vero. non l'avrei immaginato in quella posizione di classifica. Ecco, però è ancora prestissimo per fare previsioni. Alessio Semino, torno da te perché mi si è accesa la lampadina. Ci sono due nomi importanti, quello di Mulattieri che l'abbiamo visto anche richiamato dal CT Mancini per la nazionale ed un altro invece che torna da Qatar 2022, che dira, del Bari. Qual è secondo te, o secondo anche le indagini del mercato, il loro futuro su questi due giocatori che comunque sono andati in nazionale? Ma attenzione, non sono gli unici. Sono due giocatori, vabbè, due centravanti, però tra loro anche molto diversi, perché Khedira ieri sera ha solo confermato di essere un attaccante che è in grado di svariare poi su tutto il fronte d'attacco. Non Eh è sì. la tipica punta che ti fa reparto da solo, come sta dimostrando di poter essere ad esempio Mulattieri, perché Khedira poi ha anche gamba, è rapido nello spazio, ha anche una buona tecnica. È un buon senso della posizione, credo che farebbe comodo a parecchie squadre anche di Serie A che lottano probabilmente per la parte destra della classifica. È un buonissimo rincalzo, lo ha dimostrato anche un buonissimo rincalzo per una squadra di Serie A, invece una squadra come il Bari chiaramente è un titolare inamovibile, ha dimostrato di poter stare anche in palcoscenici come quello del Mondiale, quindi questo sicuramente depone a suo favore. Per quanto riguarda Mulattieri, è il valore aggiunto assoluto del Frosinone, direi. Per quanto mi riguarda, noi siamo stati abituati a seguire la Serie A negli ultimi 15 anni del Genoa, e quindi a volte la Serie B la si guarda con così un pochino, non con l'occhio di riguardo che meriterebbe, però Mulattieri l'anno Però scorso a Crotone è cambiata è tanto, ne cambiata stavamo tantissimo. parlando Ora, anche a visione ti delle do partite. ragionissima, hai ragionissima, credo che tra l'altro, come dicevano anche i colleghi, equilibrata come quest'anno non la ricordo, sinceramente, ci sono pochissimi punti anche tra la zona playout e l'ultima delle squadre che ad oggi virtualmente sarebbero i playoff.
Però tornando a Mulattieri, è un giocatore che secondo me è meno sorpresa rispetto a Khedira, perché ripeto, l'anno scorso prima dell'infortunio col Crotone lo stava di fatto salvando da solo. Poi abbiamo visto tutti cosa è successo al Crotone nel momento in cui non ha più avuto Mulattieri. È una squadra che dalla A ha fatto immediatamente il doppio salto a ritroso fino alla Serie C. Questa è anche la Serie B. Mulattieri, per quanto mi riguarda, è un attaccante su cui avrebbe fatto bene a puntare anche una squadra come il Genoa, che ha fatto altre scelte e che secondo me sono scelte che poi anche nelle prossime 19 giornate potranno dare i loro frutti, diciamo. Flavio, secondo te invece ci sono dei nomi pronti per la Serie A per fare il salto, oltre a quelli che abbiamo appena detto? Beh, ce ne Parliamo sono. della regina probabilmente. Lui sta facendo veramente un gran bel campionato, lo sta utilizzando molto molto bene Inzaghi e probabilmente forse è il più pronto di tutti, probabilmente. Poi altri, diciamo abbiamo nominato, ecco, il Genoa, una squadra molto esperta, squadra di grandi mestieranti, la regina abbiamo nominato adesso questo giocatore, il Bari, ecco, prima abbiamo parlato di Khedira. Sono questi, poi ritorniamo al Parma con Vasquez, né più né Sì. meno. D'altro canto, Francesco, molti sottolineano il fatto che la regina la vedono già in A. Tu sei d'accordo? Se ne leggono di tutti i colori, bisogna dirlo. Manca un girone ancora e bisogna vedere un po' quella che sarà la tenuta di una squadra che sta facendo bene, che ha degli elementi importanti, Che ma è partita bene. che è partita bene, ma che potrebbero forse avere dei cali. Non glielo auguro, però insomma, se si parla di Menes, di giocatori di questo calibro, che sì sono forti, ma potrebbero anche avere cali, perché si parla di 36 primavere, 35 mi Sì, 87 pare, e Menes, bisogna vedere se quegli elementi, che sono quelli che poi fanno la differenza, riescono a reggere fino all'ultimo. Però l'ossatura c'è. C'è un mister che ha creato amalgama, che ormai sa chiaramente lavorare con il gruppo e quindi probabilmente può stare, se non altro, fino all'ultimo nelle prime posizioni. Poi vedremo se sarà più da secondo, terzo posto o da terzo, quarto fino al quinto posto. Però insomma sì, ce l'ha le carte in regola la Lo sai regina che per potrebbe fare bene. essere il loro anno anche per il modo in cui stanno vincendo le partite. Ad esempio, ieri ad Ascoli Sì. vincono in maniera sporca, ma la riescono a vincere. A Como fanno praticamente la stessa cosa. Quando tu comunque riesci ad inanellare una serie di vittorie così Certo. sporche, A muso corto. specialmente in trasferta, poi alla fine prendi fiducia, prendi coscienza dei tuoi mezzi e poi comunque, quando vuoi, hai nominato tutti i O giocatori. anche aggiungerei io, dopo delle batoste come quella in casa contro il Frosinone, e Vero, poi assolutamente sanno sì. ripartire fuori casa su un altro campo Bravissimi. ostico come Ascoli. Questo fa bene alla squadra, Per chiaramente. chiudere, Andrea Campioni, ieri abbiamo assistito anche alla conferenza stampa, il Frosinone non parla ancora di calciomercato, però qual è il reparto che andrebbe un pochino più aggiustato, secondo il tuo punto di vista? Come giustamente ha sottolineato Andrea Azzoli, tutte le squadre sono migliorabili, soprattutto quelle di Serie B, perché ci sono i giocatori in Serie A che sono più forti. Quindi, secondo me, il Frosinone non deve rivoluzionare, perché sarebbe folle. Non è una squadra che prima in classifica con 39 punti, ma deve puntellare ogni reparto. Io credo che il Frosinone abbia bisogno di un difensore centrale di esperienza che possa fare la spalla a Lucioni, o quantomeno sostituirlo quando Lucioni non c'è, di un centrocampista centrale. Perché il Frosinone sono 2 mesi che è senza Koné, forse per caratteristiche è il giocatore più importante del centrocampo del Frosinone, e manca il bomber, manca l'attaccante che ti fa 12 gol in campionato e ti può risolvere le partite. Ti arrivano due palloni in area di rigore, uno te ne butta dentro. Perché il Frosinone, se andiamo a vedere i marcatori, ha segnato con tantissimi giocatori diversi, ma non c'è un giocatore che sta facendo la differenza rispetto ad altri. È Mulattieri il capocannoniere, ma comunque ha pochi gol rispetto ai vari Khedira e giocatori che sono in testa alla classifica marcatori. Quindi io credo che un centrocampista centrale, un attaccante, un difensore centrale, così non ne può giocarsi le sue chance di promozione, come altre squadre, a partire dal Genoa, Reggina, Parma, Cagliari e Torino. Grazie davvero per essere stati qui con noi, Alessio Simino, giornalista sportivo di Buon Calcio a Tutti, e Andrea Campioni, giornalista Grazie sportivo. a voi. Grazie ragazzi. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi.
Buona serata a voi, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo per parlare di calciomercato, ma in chiave Serie A.